Buongiorno figliuole e figliuole, buongiorno, bentornati a un altro live di Neo2. Siamo nella seconda regione e anche qua le secondarie sono state fatte tutte, anche qua non erano particolarmente impegnative, anche se ce n'erano un paio un po' più ostiche delle altre. Ho ottenuto un po' di armi e livelli facendole, tra cui l'intero set della vipera. Che è sicuramente un set interessante, ma purtroppo richiede abilità che nella mia build non c'è e quindi non mi serve a una minchia fondamentalmente. Il mio personaggio si è potenziato abbastanza, è bello massiccio, ma dobbiamo fare la missione adesso e quindi non è la missione principale, che sarà quella più difficile di tutte quante, ovviamente. Ho scoperto un sacco di cose e una delle cose che ho scoperto è che, cioè, smanettando col gioco, è che con ogni probabilità. Se, tra gli spiriti guardiani, per quanto lo Shiroami sia bello e abbia un counter molto più meno ostico da utilizzare di quelli feroci, è meglio forse che io vada di Ame non Midori. Ho cambiato anche spiriti, tra l'altro, ragazzi, perché quello del serpente era fortissimo, è fortissimo, ma ne ho uno del Waira che è nuovo ed è assolutamente devastante. Cioè, è molto devastante perché andate sottoterra e fate tantissimo danno alla fine della fiera. E poi ne ho uno dello Yoki che non è granché. In realtà gli preferisco quello dell'Enki. Però dà dei bei bonus sia difensivi che offensivi. Grazie per il follow. Quindi alla fine scelgo questi due per i bonus. Quello dello Yoki mi serve a poco, quello del Waira è molto forte. Ma perché voglio utilizzare lo spirito feroce, grazie per il follow. Perché gli spiriti feroci, ragazzi, come vi dicevo, sono i più difficili da utilizzare a livello di counter perché non sono una parata diretta. Cioè, gli spiriti bruti danno questa mazzata che è molto simile alla scudata di Dark Souls ed è piuttosto intuitiva. Lo spirito, quelli azzurri, che non mi ricordo come cazzo si chiamano, i Phantom, fondamentalmente, sono uno scudo che para l'attacco quasi istantaneamente. E invece il feroce è questo scatto. Questo scatto direzionale verso la direzione che scegliete voi, che se colpisce il nemico fa il counter. Funzionano solo sui counter. Grazie per l'iscrizione, Onizuka Tiger. Funzionano solo sugli attacchi molto lineari, ma la verità è che sono incredibilmente efficaci per tutta una serie di ragioni. La prima è che vi salvano dal ki finito. Cioè, se voi utilizzate il potere demoniaco per utilizzare le schivate feroci quando siete a 0 ki, vi cancella l'animazione del vostro personaggio affaticato. E questo fondamentalmente vi salva il culo in un sacco di situazioni dove dovreste morire. E l'ho scoperto smanettandoci ieri. In più, potete cancellare gli attacchi con questa roba. Cioè, se voi avete un attacco molto lento e molto prolungato e utilizzate la schivata degli spiriti feroci, interrompete l'attacco. Ed è una roba incredibilmente utile. Ve la farò vedere comunque, adesso giochiamo. Allora, Lord Nobunaga vuole espandere la sua influenza nelle regioni settentrionali di Mino, un luogo strategico di fondamentale importanza dove Dosan possiede una roccaforte. Bla bla bla. Ricordatevi che Tokishiro è fondamentalmente. Oddio. Toyotomi, è fondamentalmente Hideyoshi Toyotomi. Ragazzi, praticamente la storia che stiamo ripercorrendo è la storia dei tre grandi unificatori, cioè Nobunaga Oda, Toyotomi e Tokugawa. Praticamente questi tre personaggi che hanno unificato il Giappone. Tokichiro è Toyotomi quando era un ragazzetto. Toyotomi è uno dei grandi unificatori, è un personaggio storico giapponese importantissimo per come ha unificato la regione. Poi non è che fosse un personaggio positivissimo anche lui, perché è quello che aveva fatto partire anche la guerra in Corea, poi perché voleva fare la guerra alla Cina, voleva conquistare la Cina. La guerra in Corea è stata uno sterminio, ha fatto una serie di azioni di guerra orribili. Insomma, erano tutti dei discreti figli di puttana, quale più quale meno, però erano uomini dell'epoca che si curavano ben poco della vita umana e molto più del potere e della guerra e della battaglia. E anche Toyotomi, quello che fondamentalmente ha creato la classe dei samurai, cioè è quello che ha letteralmente detto a un certo punto: solo i samurai possono portare armi, tutti gli altri no. E ha creato una divisione di classi terrificante nel Giappone feudale. Qui lo state accompagnando quando ancora è Tokichiro, quando ancora è un ladruncolo di bassa caratura che si fa strada servendo Oda Nobunaga. Infatti, il motivo per cui Toyotomi non diventò Shogun e lo diventò Tokugawa è perché l'imperatore giapponese
Occidente non voleva dare il titolo di Shogun del Giappone a uno dalla nascita così umile. Quindi di base voi state ripercorrendo una versione molto romanzata e molto rabbonita con i demoni delle vicende storiche del Giappone sotto forma di mezzo demone superpotente che aiuta tutti. Grazie Onizuka Tiger, sono contento che ti sia piaciuto il podcast. Ricordatevi ragazzi che il terzo episodio del podcast di Final Fantasy VII è già disponibile su Spreaker, su QWERTY.it e anche su Spotify se lo volete ascoltare, cioè su svariate piattaforme. Se googlate Onibin, il podcast di Final Fantasy VII, lo trovate senza ombra di dubbio. Allora, vediamo dove stiamo andando. Ah, ok, anche questa c'era nella beta. Quindi qua c'è. Che carini che sono i Kodama. Quindi qua c'è il cazzo di Kamaitachi. Un altro boss molto difficile anche quello. Minchia, lui c'ha il cinghiale. Che spirito figolone è il cinghiale, oh. Che build consigli per l'inizio del gioco, Mark Bridges? Quella che guarda l'arma che preferisci. Se vuoi una build che ti faciliti tanto la vita, scegli il falcione, quello della magia, perché ti permette di pompare tantissimo la magia omniogica, è fortissima ed è un'arma molto indicata ai principianti perché è estremamente versatile. Ecco, questa è la missione con Aquaman, fondamentalmente. L'uomo K. Lui è veramente Aquaman, cioè. Eccolo qua, ecco da me contento. Kuroku. Minchia, bravo Michele, sei riuscito a farsi il demone toro all'inizio. Io ho faticato come un bastardo. Sono morto più volte a quei due boss che in tutto il resto del gioco. Poi ho capito come giocare e adesso sto morendo molto di meno. Però comunque ai boss ci metto un bel po'. Perché poi sono lunghi, hanno un sacco di punti vita. E quindi, cioè per dire, anche se magari li batto al quarto, quinto, sesto tentativo, passa un'ora. Perché ora che arrivo al quarto, quinto, sesto tentativo è passata una vita, cazzo. Faccio un oggetto. Qua c'è Tokichiro, ovvero Toyotomi. Ci sta come filosofia, Toyotomi. Ho una Nodachi nuova che devo tra l'altro modificare. Qua c'è il mio sentiero. Lì era il passaggio che non si apriva, cioè tu puoi andarci anche, ma non ti serve un cazzo perché è chiuso, lo devi, però c'è un oggetto. Lo devi aprire con le leve dopo. Ho sbagliato. È con R1, non con L1. Allora, là ci sono già un po' di stronzi. Ho anche qualche talismano nuovo del. Eccolo qua, guarda qua. Questo qua che mi ha già trovato. Ed è già andato. Bam! La Nodachi è bella incazzata, ragazzi. Credo ci sia qualche stronzo anche di là. Allora, bisogna sempre stare molto attenti ai balordi con l'arco e le frecce. Allora, qua questo muore con un colpo. Pam. Quello si accorge. Merda, ma ha preso prima lui. Ecco, vedete, voi togliete tantissimo. Oh, la Peppa! Quello che vi dicevo, visto che avevo finito la stamina, me ne sono andato con la schivata. O sarei morto. Me ne sono andato con la schivata demoniaca. Potete interrompere il. Tutto, tio. Potete interrompere il. La charge. Cioè l'affaticamento con la schivata demoniaca. È una roba che vi salva la vita, ragazzi. È super, super comoda. Super comoda. E sono tutte tecniche avanzate. Tra l'altro, le potete interrompere anche utilizzando i poteri demoniaci. Quindi se voi attivate i vostri poteri demoniaci mentre siete stunnati, letteralmente vi cancella l'animazione di recupero. E come vi dicevo, se avete una combo molto lenta, potete interromperla sempre con quella tecnica lì. Perché comunque la schivata demoniaca consuma. Sì, consuma chi, ma cioè consuma chi? Consuma potere demoniaco, ma ne consuma abbastanza pochino. Quindi conviene sempre. Di qua non si va. Qua non c'è un cazzo di utile, vero? No, non c'è un cazzo di utile. Ovviamente.
Il gioco diventa meno difficile skillando di più. Beh, sì, ovviamente, ragazzi. Questa è una Audaci. Questa qua è una Audaci. Quella è l'arma che uso io. Io uso Audaci e Katana. La Katana la uso pochissimo, perché, vabbè, sono molto simili come armi a livello funzionale, ragazzi. Quindi se fai quella combo lì la fai per una questione principalmente statistica. Allora, qua posso salire, qua posso andare. Io sono già perso nel vuoto, non so dove cazzo devo andare. Allora, là c'è uno stronzo demone. Però per prenderlo, e qua c'è un demone e basta. Allora, questo lo andiamo a picchiare. Ok, ma ne fa di danno in presa, eh? Ne fa e come. Allora, proviamoci un elisir. Quello lì è un Tengu ed è un bel bastardo da con cui avere a che fare. Poi di là invece ci sono, c'è il solito cazzone affamato. Oh no, ok. La solita zona demoniaca di merda. Via, che questo quando muore nelle zone demoniache lascia la pozza di merda. Allora, vediamo chi devo uccidere. Oddio, dimmi che non è quello. Potrebbe... sì, è lui. Ecco, io ho il suo potere, che fa malissimo, come potete vedere. Non consuma neanche così tanto spirito. E in più vi para dagli attacchi. Adesso non hai più il ki. E sei morto. Bam. Buona morte. E mi ha dato un nucleo d'anima nuovo, che potrebbe essere più forte del mio. Tra l'altro, un'altra cosa, ragazzi, altra chicca avanzata, molto molto importante. Quando fondete gli spiriti, ok, non li eliminate, perché se fondete gli spiriti più piccoli negli spiriti più grandi si accumula, e potete fare degli spiriti più grossi con gli spiriti più piccoli. Cioè, se fondete tanti spiriti tipo livello 12, livello 13, negli spiriti livello 30, diventano più grossi a una certa. Audaci di Sukesada. Sarà più forte della mia o più debole? Ma no, è uguale. Livello più basso di 1, quindi questa è più forte. Va bene. Ah, vediamo anche l'armatura, che magari avevo trovato della roba buona. Allora, avevo trovato una corazza Namban. La madonna, quanto cazzo l'hai difesa. Danno elementare subito. Però è pesante, è molto pesante. Esteticamente è molto figa, però non mi serve un cazzo. Preferisco la... è troppo pesante. Preferisco la mia corazza dell'attaccabrighe, a cui avevo anche cambiato lo stile. Allora, di qua cosa c'è? Quello è un cazzo di Tengu. E questo è uno dei bastardi coi coltelli. Aspettiamo che arrivi di fuori. Quei cosi lì ti possono ammazzare come tutto in realtà in questo gioco con due colpi. Però diciamo che se ve lo cavate dal cazzo prima è meglio. Boh. È bellissimo perché potete stare sottoterra con questo potere. Allora, lui è morto. Là, come detto, c'è un Tengu. Io qua ho liberato la zona dall'influenza demoniaca. Allora, qua posso già aprire? Sì, sblocco il canale. Ma quello lì è santuario iniziale o è un'altra roba? Perché lì c'è un altro santuario. Non è quello iniziale, questo è un santuario nuovo. Infatti c'è Aquaman e qua continua proprio completamente il livello da un'altra parte. Invece se vado dove c'è il Tengu, secondo me trovo la scorciatoia per il santuario iniziale. Quindi iniziamo a rompere il culo al Tengu con... ah, non ho proiettili, che merda. Allora gli sparo una frecciata. Pam. Eccolo lì che spara le sue merde. Boom! No, ho sbagliato, perché? Ah, posso paralizzarlo, è vero, mi ero dimenticato di questa chicca. Ho le trappole paralizzanti. Non si è paralizzato, ha retto. Merda. È veramente forte. Boom. Vedete che il Waira vi protegge dagli attacchi? Perché siete sottoterra. È una gran cazzo di mana. Un altro animo di Tengu, perfetto.
È molto molto utile sta cosa. Tra l'altro mi si sta ricaricando l'anima a una velocità straordinaria. Questo è molto positivo. Allora, di qua dove cazzo si va? Boh. Oddio, in realtà mi sa che da dove ero entrato. Dove ero arrivato? Dove ero arrivato, sapete? Mi sento un po' un coglione. Sì. Mi sono perso come. Mi sono perso come un pirla. Come al solito, perfetto. Quindi di qua non si va nessuna parte. Va bene. Va bene. Va bene. Sì. Oh, ok. Sì. Oddio, lì c'è una delle stronze serpente. Vabbè, allora, prima di andare dalla stronza serpente prendo questo oggetto, è un'altra corazza Namban, quelli li ho già pigliati. Qua potrei fare l'attacco in caduta e farle malissimo, ma credo che me ne sbatterò il cazzo e andrò prima a salvare, che ho un botto di anime. E poi posso usare anche Aquaman, ragazzi, cioè potete farvi accompagnare da Aquaman qua, che è super utile perché picchia tutto lui fondamentalmente. Peccato che non resti con voi per il boss finale. Allora, dovrei poter salire di livello. Ok, allora, tengo Corvo. A 33, no, sono comunque troppo forti. Vediamo se questo nucleo di anima di Wyra è meglio del mio. Allora, il mio è 37, quindi è di livello più basso, e quindi toglie di meno. Questo ha bonus anima nemico con effetto ustionato, che non mi serve un cazzo perché non gli do fuoco di norma. Questo invece forma yokai critica, bonus carica anima barra Amrita. È meglio questo. È meglio questo. E poi potrò anche probabilmente livellarlo. Ok, Aquaman. Sì. No, non viene con me. No, invece viene con me. Sì. Mi sta seguendo Aquaman. Aquaman è veramente una manna dal cielo in questo livello, eh. Resident Evil 3 rinviato è possibile. Possibile, possibile, ragazzi. Si spera che non sia reale. Oddio, ma apro qua la scorciatoia. No, devo fare il giro per aprire questa scorciatoia qua. Un'altra di quelle che è bloccata. Quindi devo andare per forza a destra, anche perché qua non ci si può entrare. Non credo che sia distruttibile questo, esatto. Aquaman con i Kusarigama. È figo come hanno riadattato comunque le figure storiche. Boh. Oh, che cazzo mi ha sparato? Boh! La scimmia è morta. E sono morto anch'io però. Vedete, Aquaman almeno. Qua ci sono un fottio di nemici perché Aquaman può picchiarli assieme a voi e quindi i nemici si concentrano anche su di lui. Però questo non vuol dire che il gioco diventi automaticamente una passeggiata di salute. Questi figli di puttana continuano a farvi dei danni che non hanno un cazzo di senso in questo mondo. Allora, di qua che cosa c'è? Boh. Qui dentro c'è qualcuno? No. Lì c'è qualcosa? Qua giù si può scendere e c'è uno stronzo col falcione, che è umano, quindi è relativamente poco preoccupante, ma è comunque un problema se decide che c'ha voglia di fare a botte. Invece di qua c'è una zona yokai. Ma va? No! Non era una zona yokai, era uno yokai. Uno yokai solo. Ok, allora combatti lo yokai con lo yokai, vaffanculo. E mentre Aquaman lo picchia, io lo picchio. Eia! Mi ha fatto molto male. Ok, sta per uscire. E io mi demo. No, perché non mi sono indemoniato? Ok, sta attaccando Aquaman. Fatelo. Ma porca puttana, chi mi sta sparando? Io quel figlio di puttana là mi sta sparando. Ok, è senza mana comunque adesso. Ok, Aquaman lo può uccidere. E lui può uccidere me però. Ok, un paio di colpi ed è morto. È morto. Allora, questo ce lo siamo cavati. Mi ha anche droppato un elisir. Però quello lassù deve morire. Perché se no sono cazzi. Aquaman, levati dalle palle però mentre sto sparando, per favore. Allora, quello ce lo siamo liberato. Di sotto c'era dell'altra roba. Io inizio a scarseggiare un po' con gli Elisir. Questo si muove e quindi è fastidiosissimo. Però forse riesco a prenderlo. Pim! Così. Mancato. Benissimo. Appena si gira, allora. Si è fermato adesso. Ma perché non t'ho preso qua? Oh. Che cazzo. Ok, un'altra. Ancora una. Sei giù. Ho detto che sei giù. Ma porca troia.
Sto sprecando più frecce su sto figlio di puttana che su tutti. Ma allora, senti, se mi segna il mirino giallo dovrebbe colpire. Vabbè, vaffanculo anche tu. Ho usato tutte le frecce dell'universo, mi è rimasta una freccia sola e... Vabbè, ce lo siamo levato. Poi le comprerò al Bazar Kodama, che devo fare? Qua intanto devo aprire, però. Perché ho aperto? Non lo so. Vabbè, ho aperto intanto. Qua sotto c'è sicuramente qualcos'altro. Vabbè, fate poco gli splendidi, ragazzi. Insomma, questi stronzi si muovono. Un Sudama. Qui sì, siamo dall'altra parte. Ok. Salutate il Sudama e dategli subito dell'equipaggiamento. Magari una bella Bizendentaci, che non me ne faccio quasi un cazzo. Così vi dà magari un'altra arma meglio. Vediamo cosa ci dà. Mi ha dato una lancia torcia che non mi serve quasi un cazzo. Vorrei capire cosa dicono, vi dico la verità. Sono simpatici i Sudama, vorrei capire di cosa parlano. Comunque qua è dall'altro lato dove c'è il santuario. Peccato che non si possa aprire questo passaggio in alcun modo. Almeno non credo. Qua ci sono dei pezzi di poveri stronzi tagliati a fette, che non è proprio una cosa bellissima. E lì abbiamo aperto appunto un passaggio. Però di qua c'è dell'altra roba. No. C'era di là allora semplicemente il babbo di minchia che camminava. Lo andiamo a ammazzare a sto punto. Che cecchino. Sì, ogni tanto danno un nucleo Kodama o un nucleo Sudama. Il nucleo Sudama è molto raro. Il nucleo Kodama non è rarissimo. Ok, quello mi ha visto adesso. Ce ne sono altri due qua sotto che preferisco uccidere prima. Tu sei morto. Ora non ho più frecce, giustamente. Quello sta arrivando, tutto bello pompato. Ma Aquaman dove è finito? Scusatemi, eccolo lì. Ammazza che mina che mi voleva tirare. Porca troia, mi ha preso. Non pensavo ne tirasse tre. Ecco, l'ha già ucciso. L'ho mancato malissimo, sono un coglione. Aquaman? Quando c'ho bisogno di te ti fai ammazzare però, anche tu. Allora, questo rimane paralizzato adesso, grazie. Boom! E così si fa. Ho detto che così si fa. Via, 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 via del cazzo! Che cazzo di combona che mi ha fatto, madonna. Oh, non muore. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Aquaman è tornato su. Mi sa che l'hanno un po' depotenziato Aquaman, perché non moriva così facilmente le prime volte. Qua c'era un altro stronzo, se non ricordo male. Esatto. E non si è accorto di niente, peraltro. Allora, se lo meniamo in due, però, diventa pure una passeggiata di salute. Qua c'è un oggetto. Ho perso dei fotogrammi. Non è calato il frame rate, ragazzi. Purtroppo con le connessioni va così. Spero che resti stabile, ma... Come? Scatola di medicinali? Ma purtroppo... Mi ha cacciato tutti. Ok. Grazie per l'iscrizione, Drugovic. Dicevo, purtroppo con questi giorni, ragazzi, con le connessioni... si fa fatica. Sono molto congestionate. I live streaming... faticano. Io cerco di streamare in 5000 di bitrate, perché vabbè, peggio è una merda e viene tutto sfocato. Lo ammazza come questo. Che morte spettacolare che ha fatto questo. Dicevo, no, io ci provo a streamare in 5000 di bitrate, ragazzi, se abbassassi la qualità diventerebbe un po' una merda a livello qualitativo, vi dico la verità. Però purtroppo con le connessioni messe come stanno messe è un terno al lotto, c'è sempre il rischio che a un certo punto cali. A quante ore sono? Più di 10 ore che gioco. Oh, che cazzo, dove sei venuto tu? Come mai hai visto poi? Tu sei morto. No, c'è sempre vivo, bravo. Aquaman, ce la fai a ucciderlo da solo quello? Mi sa di sì. Non serve comunque. Boh. Ok, va bene, l'ha ucciso lui. Quello c'ha una nodaci di quelle incazzate. Madonna mia, gli attacchi yokai non ti danno l'invulnerabilità. Devo stare molto attento, però l'esecuzione della... No!
Non mi devi togliere le esecuzioni, però, Aquaman, se no abbiamo un problema, eh. Mi ha droppato un Elisir, grazie a Dio, perché con quello che mi aveva tolto lo dovevo per forza fumare. Dove cazzo sto andando? Questa è una zona completamente diversa da quella dove stavo prima. Aquaman aiuta molto, ma... Oh, grazie per il follow. Eccolo qua. Ah, mi sembrava strano ci fosse un solo stronzo. Nope! Get fucked! Vabbè. Con Aquaman qua è stato un massacro. E mi hanno pure droppato un Elisir. Grazie per il tesoro. Bracciale del traghettatore. Ciocca del mago Omnio. Dopo me la magno. Chissà se qua c'è qualcosa di utile. Di norma sui tetti c'è qualcosa di utile sempre. Non sempre, evidentemente. Non c'è neanche un codamino. Nulla? Un cazzo? Proprio zero? Siamo messi così a merda? Qui c'è una cosa da buttare giù? No, calati. E dove si vale qua? Boh, sarcazzo, dove sono finito? Sono già perso nel vuoto. Completamente perso nel vuoto. Lì ci sono due stronzi che se mi calo vado. Lì però c'è un mulino dove posso tecnicamente andare ad aprire cose, no? Tipo. Lì c'era il passaggio. Uff, non lo so. Sono un po' vu nel vuoto, vi devo dire la verità. Sparo a lui. Stavolta è morto. Mi calo. Ammazzo anche il tizio. No, ma scusatemi, qua c'è. Ma non ci sono già stato io qui? Oddio, di qua ci si butta in acqua e si muore. Questa cosa qua non è piacevole. Tu devi morire in altro modo. È morto come ho rischiato di morire io prima. Munizioni, frecce sacre. Là c'è un demone. Qui c'è... Sto cazzo. Lì però ci deve essere per forza l'apertura. Esattamente. Sblocca, blocca la chiusa. Qua posso aprire qualcosa. Verso cosa? Non lo so, ma perché sono completamente perso. Sto girando completamente a cazzo di cane, grazie per il follow. Sono completamente... Allora, sì, ho aperto una chiusa verso il santuario, che con 27.000 stronzi effettivamente potrei anche utilizzare, perché sono comunque anime e va bene così. Pompo la magia? O continuo con la forza? Continuo con la forza, dai. Più potenza, più power. Abbiamo aperto il passaggio. Sono sfocato. No, devo essermi sfocato un attimo, ragazzi. Non vi preoccupate. Tanto nel momento in cui torna un po' di luce, si riapposi, si risistema tutto. Adesso non si apre, può essere aperta solo dall'altro lato, il che vuol dire che devo uccidere quel demone là. Proviamoci. Cosa sei tu? Una scimmia. Va bene. Allora, c'è anche questo bellissimo trucco che è un talismano, fondamentalmente, che se colpisci lo stronzo ti ridà punti vita mentre lo colpisci. Però non sta funzionando adesso. Non sta per niente funzionando. Ecco, quello che vi dicevo, ho usato il potere yokai e mi sono salvato il culo per quello, perché ho interrotto l'affaticamento col potere yokai. Questa cosa qua è una tecnica avanzata fighissima. E sono felicissimo di averla beccazzo. Tu volevi fottermi, vero, figlio di puttana? Te lo fa vedere io come mi fotti. Quello però è pericoloso. Non è lui quello con i fiorellini. Allora, prima chiamiamo scimmio, che lì dentro è pericoloso, ma qua fuori. Porco bastardo, mi ha preso lo stesso. Muore. Questo ce lo siamo cavato, ma c'è quello là che ora mi sparerà. Invece non mi sta sparando. Siamo usciti dalla zona yokai. Quindi dove cazzo è la zona yokai? Allora, dovrei avere delle munizioni archibugio che dovrebbero bastarmi a levarmi dalle palle quello lì. Pam. Perché non riesco a prenderli? Ok. Mi sa che è il Tengu. Mancato. Lui. Oh,
Ok, ha fatto un botto incredibile. Non credo. È morto. Comunque sì, è il Tengu. E mi sembra un buon momento per attivare la... la forma demoniaca. Tiriamolo su. Merda, che mina. Paralizzato. Suo potere è molto forte, ragazzi. È morto ancora? Come no? È vivo. È morto il tempo. E anche questa ce l'ha. Altro nucleo d'anima, altre cose, altri stronzi morti. Ci avevano messo comunque un paio di, di balordi qua, eh? Perché non volevano rendere le cose troppo facili. Ma va benissimo. Quanti schiaffi! Dove sono i miei tesori? Perché questi sono tutti usati? Quanti schiaffi, mamma mia, che vi siete presi. Grazie per il follow. Anche qua si apre qualcosa? O si va da qualche parte? Non lo so, dopo ci guardo. Tanto lì c'è un forziere, ed è uno di quelli della zona demoniaca da prendere. Non ho già rotto il gioco, ragazzi, ma è molto facile da rompere. Ho visto ieri uno su YouTube che faceva una build ninjutsu che era già spaccata a merda. Cioè roba che veramente shotti i boss in 5 secondi. Solo ninjutsu, Kusarigama e... guarda che c'è qua. C'hai il ki, sei morto. Non so dove sto andando e perché, vi dico la verità. Sto uccidendo centinaia di stronzi senza un perché. Ah. Sei morto male. Là c'è un altro demone là sopra. Le mappe sono veramente tanto più complesse del primo mio. Chi mi ha visto? E dove? Quello là mi ha visto. Però se mi butto qua, perdo tutto. Quindi vaffanculo. Resta pure lì. La magia non è rotta come nel primo, mi sembra molto più limitata, ma vi dico la verità, il ninjutsu mi sembra rotto come lo era la magia nel primo. Combo! Ok, anche questo è morto malissimo. Qui chi c'è? Non lo so, ho aperto... Non si può aprire questa porta, fantastico. Quindi? Che cazzo sono venuto a fare qua? Continuo a non capire. Oggetti. Un oggetto caduto dentro dove non lo posso prendere, ovviamente, fantastico. Ma quindi? Tutto sto casino l'ho fatto perché? Forse mi posso buttare da sopra di là e aprire la porta? È una possibilità che non mi sento di scartare. Tipo che se esco qua fuori e mi butto qua sotto, posso calarmi di qua e aprire la porta. Non c'era una porta? Non c'era una porta qui? Ho sentito un Kodama però. Ho sentito il Kodama. No, è qua sotto la porta. Ok, grazie per l'iscrizione, Joe Storyteller. Ho sentito il Kodama, sono sicuro di aver sentito un Kodama. Dove sei? Sei qua in mezzo alle casse? Lo sento. È lì che fa "Wii". Qua c'è un forziere. Dove sei? Kodamuccio? Lo sentite anche voi? Era sul tetto, magari? Sai che mi sa che era sul tetto? Ah, non è il Kodama, è il Micio! Va bene. È il Micio. Che si confondeva col terreno fortissimo, ragazzi. Non lo stavo vedendo. Ok. Sono caduto di qua. E adesso?
Basta. A che è servito tutto quello che ho fatto? Dove sto andando e perché? Qual è il mio futuro? Ma soprattutto, dove cazzo devo andare? Ho aperto questa magnifica scorciatoia. E ora? Star cazzo dove vado? Aquaman ha deciso che vuole fare a botte. Sono io per dirgli. Ma prima ammazziamo il braccio missile, va che è un po' più preoccupante dell'altro. Bravo Aquaman. Credo di dover andare... Chi è uscito? Cos'è uscito? Ah no, è caduto di sotto quello con il braccio missile, ma non è morto. Interessante sta cosa. Arrampicati. Vabbè, io ero salito da qua. Proviamo ad andare nell'altra direzione. Però arrampicati, figlio mio. Quella palla è un gatto che ti rigenera i poteri demoniaco. Ed è una delle cose più belle del gioco, ragazzi. Perché è veramente super comodo. Cioè, vi salva la vita proprio... Vi salva il culo proprio dei livelli incredibili. Tra l'altro dura un sacco. Allora, io sono andato di sopra. Ma potevo sbattermi nelle palle. Questi c'erano anche prima. Sì. Li avevo anche già uccisi. Cosa colpisce a vuoto, Aquaman? Vabbè. Posso usare i poteri demoniaci? Intanto Aquaman è impegnato di là. Sa che Aquaman sta prendendo cazzi da quello che hanno daci. Oh, ok. Un elisir. Tanto vale che me lo fumo. Allora, torniamo di sotto. Ah, oddio, sei ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Sono tantissimi, ma c'è Aquaman. Mi salva le palle. Ok, questo è quello che dovevo fare subito. Merda, merda, merda. Due colpi e sei morto. Porca troia. Ne hai saltati due. Uno saltato sopra il forziere piccolo, uno nella zona con i due voli aperti. Ok. Basta una cagata, ragazzi. Ricordatevelo sempre. Basta una cagata. Vorrei provare a correre di nuovo lassù. Questa non si può aprire da qua. Quindi io dovrei poter fare il giro da qualche parte. Ah, certo. No, munizioni. Allora, adesso chissà dove cazzo l'ho perso io il mio spirito. Qua dentro? Ma qua è dove si può aprire. E non avevo aperto prima. Allora, il mio fottuto spirito sarà di sopra qua? I think yes. Credo di sì. Sì, non ti puoi far toccare, ragazzi. Questa è la grande difficoltà di Nioh. Oh, mamma, sono buttato di sotto. E questa qua è la grande difficoltà di questo gioco, ragazzi. Che se ti beccano una volta, sei fottuto. Boom. Gioca i capelli grigi, chissà che cazzo fa. Sarà un materiale... E basta. Questi cosi gialli sono i Kodama oppure no? Cos'è uscito? Ah, oddio, tanto l'avevo proprio visto. Inizia a fare il suo combo. Ammazza, è inarrestabile quando fa quella roba lì. Infatti l'ha ucciso. Bravo Aquaman, bel colpo. Allora, adesso, io dove minchia ho perso il mio spirito? Su di là, credo. Oppure no? Ma chi cazzo se lo ricorda adesso? Questi momenti
Questa è quella che non si apre. Qui c'è un Kodama. Sembra che possa essere aperta solo dall'altro lato. Ma dove cazzo è l'altro lato? Chi è che mi sta attaccando? Perché attacchi? Allora, c'è un lato da cui posso aprire sto cazzo di Kodama, ma non capisco dove mi devo lanciare per aprirlo. Cioè, forse sul tetto. Ok, andiamo sul tetto. Il Kodama è dentro di qua da qualche parte. Io non posso neanche camminarci. Il Kodama è qua da qualche parte. Ma là ce n'è un. Perché? Perché sei caduto giù? Ce n'è uno là sul tetto. Allora proviamo a tornare di lì. Adesso ci sarà il blocco, però. Infatti me la piglio in culo. Vabbè, aspetta che mi posso buttare giù. Qui è dove c'è una... Lì dentro c'è un altro gatto. Però rischio grosso se vado a prenderlo. Allora dovrei poter tornare dentro sta casa, lanciarmi sul tetto, ma stavolta mi faccio cadere dall'altro lato. Che casino per trovare sti Kodama, ragazzi. Non si può uscire di là. Si può uscire di qua. E mi butto giù da... Qua non si può scendere, perfetto. Sì, si può scendere. Esatto, cerca. Posso buttarmi da qua, benissimo. Che è dove c'è il Kodamino. Perfetto, e lì ce n'è uno. E poi devo trovare come entrare. Devi scendere nel fosso e risalire. Oh shit, no. In che fosso devo scendere? Un fosso qua vicino, quindi quello qua dentro probabilmente, quello dentro sta casetta. Però vedevo che c'era l'acqua. No, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua. C'è un cazzo di Waira. Allora io vado a prendermi il gatto e vado a uccidere il Waira. Non ho neanche gli spiriti però, quindi non posso trasformarmi neanche in demone volendo. Forse non mi caga. No, mi sa che devo andare di là per forza, anche se non mi caga. Oh, è andato sotto. Ce l'ho anch'io sto trucco qua. Sei una merda. No, sono una merda io. Porca puttana quanto mi ha tolto, avete visto? Morto. Mi ha tolto l'impossibile. Ah, lì c'è uno di quei cosi. Va benissimo, basta questo. È bellissimo perché implodono. Implodono proprio. Oh no. Allora aspetta, questo devo fare il gesto che fa lui, sennò poi lo devo menare. Ok, capriola all'indietro. È felice, ora mi dà la roba. Ciao. Malato solo merda. Tolto sake. Malato solo merda. Allora, ce la facciamo. E mi sa che è anche un Kodama di quelli utili. No, non è uno di quelli della cura. Però tutti i Kodama sono cosa buona e giusta. Quindi apriamo qua. E adesso dovrei cercare di trovare il mio spirito. E non mi ricordo mai se è quello a sinistra o è quello a destra. Credo sia quello lì. Sì, è dentro quella casa. Quella casa là, vero, il mio spirito. È dentro quell'edificio lì. Quasi senza ombra di dubbio. Quindi tu muori. Non sei morto. No! Ti ho spaccato il culo. Acqua me ne è di sotto? Sì. Sì. Temo di sì. Allora, dicevamo, il mio spirito è qua. No. A un certo punto si resetta e lo ritrovo. Aquaman lo ho perso per sempre come un coglione. Credo di averlo perso per sempre come un coglione. E dentro quella casa lì? Oh no.
Due di sti stronzi, prendiamoli assieme. No, è tornato Aquaman. Nel momento più giusto, tra l'altro. Oh, guai a te se mi ammazzi, brutto figlio di puttana. Ecco, ha ucciso Aquaman. Questi sono proprio fastidiosi, eh. Morto. Beh, almeno l'ha detto, ho fatto quel che potevo. Allora, eccolo qui. Con tanto di un'anima. Ecco, adesso ho un fottio di... Non si passa attraverso i muri. Ok, Aquaman, vieni di qua, che se ci ribeccano lì dentro ci rompono il culo. Come vi dicevo. Morti. Oh, e tu? Vivo così a cazzo con una lancia di merda? Ah, mi sembrava. Ok, allora, adesso iniziamo a sbatterci nel cazzo di tutte queste... questi recuperi e queste robe. E torniamo ad avere un avanzamento. Io non capisco ancora dove cazzo devo andare, ma a un certo punto lo troverò al posto. Non è qua. Ci uccidiamo sti due stronzi. Ma davvero tu hai le frecce? Dicevamo. Ah. La magia è rotta. Sì, Mad Basic. Allora, non è rotto da subito. Però secondo me è molto più rotto il ninjutsu della magia a sto giro. C'è una scimmia e mi ha preso. Io ho deciso di trasformarmi. Cosa mi ha... No, vabbè, quello piccolino mi ha inculato. Quello piccolino mi ha inculato. Stai tornando all'inizio. Meglio, che almeno se sto tornando all'inizio lo ritrovo più facilmente adesso. Sto tornando all'inizio perché era qua, no? Esatto. Adesso ho capito. Va bene. Allora, aspetta. Recupero tutto. Livello e torno lassù e stavolta provo ad avanzare. Però non capisco dove devo andare. Ok, un Tengu Corvo. Fortissimo, tra l'altro. Però costa troppo. Peccato perché mi darebbe dei bonus allucinanti. Livello abilità. Sì, gonfio la magia, dai. Poi inizio a smanettarci, però adesso gonfio la magia. Sto facendo il giro in tondo. Ma allora dove cazzo devo andare? Perché qua io ho aperto una scorciatoia. Non è che devo tornare di là e sbattermi nel cazzo di tutto, tipo. Sto facendo un giro tondo, esattamente. Fin qua ci siamo. Ora, mettiamo il caso che io, invece di andare a farmi i cazzi miei, decida di... Boh, andare giù di qua. Che non c'è niente, non si può andare. Andare giù di qua. Che è bloccato. Devi andare a sinistra. Entra nella casetta e scendi nel buco del muro. Indietro? Quale casetta, ragazzi? Questa casetta qua? Oh cazzo, questo qua è un buco che non ho affrontato. Qui posso scendere. Ma è questo qua il passaggio dove devo andare? Non è un po' imboscato a merda? No, aspetta, ma è impossibile. È impossibile, questo è quello che ho aperto prima, ragazzi. Tu stai ancora facendo a botte, come? Stai prendendo anche degli schiaffi in morte. Fammi capire dove devo andare. Quale casetta? Quella di intermezzo, vicino dove hai aperto la chiusa. Ok.
quella di intermezzo dove ho aperto la chiusa. Quella lì? Questa qua? Questa? No, perché è lo stesso buco di prima che ho aperto. Questa qua? Ah, aspettate, fermi. Lì c'è un demone e non ci sono andato, quindi quello lì è il posto giusto, credo. Cosa si è svegliato? Oddio, un altro stronzo. Questa qua, perfetto. Ecco, se non mi ammazza prima. Quel figlio di puttana che mi sta sparando le fucilate nella faccia. Cazzo di razzo missile. Morto. Prima io, puttaniere. Ok, devo andare di qui, quindi. Benissimo. Qua c'è dell'altra roba, però. No, qua si cade e si muore. Però c'è un forziere che mi stavo per perdere. È il Moeboshi. Tra l'altro ho trovato un botto di roba. Magari ho delle armature o degli archi un po' più forti. No, un cazzo, no, un cazzo, no, un cazzo. Lama transitoria. No, un cazzo. Odacci di Sukesada, 218 è la familiarità massima. Ma avevo trovato una lama ragno cremisi 34 che è fortissima contro i nemici paralizzati. E ha più 6 di corruzione ed è anche un'arma yokai. Questa è più forte della mia. Ed è anche un'arma yokai. Ed è anche stilisticamente molto figa. E io ho uno spirito paralizzante perché ho la Yureon. Quindi potrei anche utilizzarla. Ok, scimmio. Merda! Merda! Non ho potuto fare niente qua perché sono andato in block stun. Avrei dovuto utilizzare il counter demoniaco per uscire. Mi ha stunnato, mi ha toccato una volta, non ho potuto fare un cazzo. Grazie per il follow. Va bene, torniamo di lì allora. Ah, ma era proprio qua! Qua davanti! Sono un coglione. Va bene. Ok, allora, vendetta tremenda vendetta. Mi hai preso mentre stavo scendendo? Ma ti sembra il caso? Aquaman dov'è finito, peraltro? Perché non mi sta aiutando? Oh, Cristo santo. Mi ha shottato un'altra volta. Ma puttana troia. Ah! I danni che non fanno sti figli di puttana. Vabbè, se non altro con la scusa che mi perdo, esploro tantissimo e prendo un sacco di anime. Ok, allora, calma e sangue freddo. Lanciafiamme istantaneo. Tu te ne devi andare a fanculo. Aspetta, ho lasciato vivo quello ho lasciato vivo quello col lanciamissile, è stato un greve errore. Andare in una zona dove quello con lanciamissili non possa colpirmi. E aspettare che Aquaman. Mazza, oh, ma sta scimmia Enki è più incazzata di tutte le altre. Fotti! Counter! E a fuoco. E anche due Elisir e anche schiaffi nella faccia. Porca vacca, che fatica, oh. Per una scimmia di merda. Una sorgente termale. Ah sì? Ah sì? Davvero? Meno male che l'ha trovata lui, io me l'ero proprio persa completamente. Ah, un po' di relax con Aquaman nella sorgente termale. Era proprio felice lui di aver fatto il bagnetto. Bravo Aquaman. Mi sembra già di conoscerti meglio. Sì, però alza il culo adesso, Aquaman. Ce lo siamo fatto il bagnetto. Oh, un'altra zona yokai, vero? È un po' fuori controllo. Di chi sta parlando? Ah, tu volevi uscire, fottermi, eh? Oh, aspetta, se n'è andato via. No, fermati. Voglio che torni qua. Voglio che torni con me. No, non vuole più venire con me lui. Quindi niente, i miei aiuti della prima zona se ne sono andati a farsi fottere. Questo per poco non mi incula. Ma fortunatamente ho la rigenerazione.
Adesso decide proprio che non attacca neanche più i mostri che gli arrivano vicino. Come dicevo, adesso la rigenerazione della sorgente termale e quindi posso sbattermi nel cazzo di curarmi per un po'. Ma veramente? Ho anche pochi elisir, dovrei comprarli. Allora, chi è che costruisce il castello qua? Ma è Kaido, ci assomiglia ragazzi, assomiglia a Aquaman, vabbè, ma anche Kaido assomiglia all'attore che fa Aquaman. Allora, lì c'è una zona yokai, lì sopra si sale, e qua invece si va a fanculo, proprio, proprio di pesantezza. Lì c'è una serpentessa, preferisco la zona yokai che ha comunque una serpentessa, perché non si può avere mai una gioia comunque in generale, quindi salgo e vado dalla serpentessa, va a fanculo. Ciao serpentessa. Da dove cazzo mi hai sparato? Chi mi ha sparato? Ma porca. 40. Sono in 48. Sono in 48. Waira. La chiamerò Wario questa mossa adesso. Wario. Vieni qua. Ah, è vero, c'è anche il dodge buffering. Me ne sto dimenticando completamente. Morto. Potete fare anche il dodge buffering, ragazzi. Cioè, alla fine della schivata potete tenere premuto la parata per parare automaticamente finita l'animazione della schivata. Non è efficace come quella del primo Nioh, l'hanno nerfata perché adesso c'è un certo tempo prima di poterla fare. Eccolo lì lo stronzo. Ma come faccio a prenderlo? Provo a sparargli da qua. Preso. Lui col braccio missile non arriva, io con la freccettina sì. Colpissi anche, sarebbe fantastico. Boh, ce lo siamo cavati. Oddio. Eh no, dalle spalle. Alle spalle. Siete proprio dei bastardi comunque. Mi ha visto da dentro la zona yokai. Rendetevi conto, cazzo. Figa, ora gli corro in faccia e lo rompo in due. Non posso, non si entra da qua. Dove cazzo vado? Questa è sempre zona... No, non è zona yokai, è yokai e basta. Preferivo quando avevo Aquaman, vi dico la verità. Paralizzato! Mamma mia, quanto danno gli faccio con sta arma quando sono paralizzati. Vieni qua che ti paralizzo ancora. No, però hai veramente rotto il cazzo, eh. L'omino che spara i missili ha veramente rotto il cazzo. Dio santo! Niente, si torna di sotto. Almeno è vicino. Aspetta un attimo. Cosa c'è qua? Oh puttana troia. C'è una chiusa. Con una leva, credo. Ci dovrebbe essere una leva qui. No, la leva è dentro la zona yokai, senza ombra di dubbio. Allora, intanto mi faccio un altro bagno. Così ho la rigenerazione. Lo vedo che c'era chiusa, ragazzi, ma non posso aprirla se non vado nella zona yokai. Quindi... Ancora tu. Perché non è morto? Sì, comunque fanno un danno. Sto finendo tutti gli elisir, peraltro. Non ho quasi più un cazzo di elisir. Non ho più le cure, ragazzi. Ed è gravissimo non avere cure in questo gioco. Perché non mi droppano più facilmente. Là c'è un Sudama. Allora, devo andare dalla zona yokai. Però prima devo ammazzare quel figlio di puttana lassù. Morto.
Morto. Dio santo. No, un altro? Uno più proiettili. Però ho le frecce. No, arriva fino a qua. Hanno un range del Cristo, sto coso. No, ha spostato la testa proprio nel momento in cui lo stavo colpendo. Ok, levato dal cazzo. Devo stare molto attento qua. Presa. Mi ha preso, eh. Però l'ho presa anch'io. Meno male che ho quel potere lì. Tokagemaru. Va bene. Sei senza chi. Mi ha droppato un'anima. Non capisco cosa tu stia dicendo. Quello lì è quello della zona yokai, è la scimmia. Però dovrei potergli fare attacco discendente, che fa un fottio di danno, gli toglie tutto il ki, mi fa fare l'esecuzione e me lo fa uccidere il turno dopo con un paio di colpi yokai piazzati bene. Fatto. Grazie, coglione. Ora andiamo ad aprire la... ho preso uno schioppo. E adesso si ragiona. Perché ho un fucilone super potente sostitutivo, ma ho anche lo schioppo, che è una sorta di cazzo di lancia missili. Ha un sacco di abilità in più, tra l'altro. Ah, abilità demoniaca, va bene. Metamorfo. Ah. Bella. Sì, probabilmente porterò la demo di Resident Evil live, ragazzi, se dovesse uscire per quei giorni. Allora, qua si apre la chiusa. La scorciatoia è abbastanza limited, ma meglio che un calcio in culo, come si suol dire. Qua c'è un oggetto. Lì c'è un ombrello. Gli ombrelli sono fastidiosi, ma se un altro muore molto rapidamente. E quello è uno spirito, sembra a me. Chi l'ha droppato? Ah, Lenki! Questo è bello, però. Lo vorrei salvare. Lo vorrei proprio salvare. Perché quello mi sembra anche di livello altissimissimo, purissimo, elevissimo. Bene, che adesso ho pulito tutta sta zona. Potrei tornare indietro. Da là. Andare al santuario al volo, salvare tutte le anime. Sotto la chiusa c'è il tempietto. Ah sì? Ma intendi sotto? Sì, perché non c'è più l'acqua, no? Hai ragione! Hai ragione! Oh, ho, ho, ho. Ciao Playworld, ciao a tutti quanti ragazzi. Sì che purifico Enki e Yamamba. La Yamamba non me frega un cazzo, ma l'Enki al posto dello Yoki lo voglio mettere. Che mi dà più attacco, ma è un potere utile, perché l'Enki è quella sorta di frecciona fighissima che... Wyra non lo sostituisco perché è il mio potere rotto a merda ed è molto molto useful. Tra l'altro, come vi dicevo, potete fare la fusione anima. Se tipo fate il Wyra a 38 con il Wyra a 36. Lo devo equipare, però. Aspettate, va. Vabbè, ci penserò poi. Sì, li potete deequipare, ragazzi, fare quel cavolo che volete, però... Dove si va qua sotto? Ah. Tu lo so cosa sei. Ho sbagliato a usare il... Ho sbagliato, non volevo usare questo. Volevo usare queste.
E non sei ancora morto. Ah, ho anche droppato un bel materiale. Possibile che non abbia droppato un'armatura meglio di quelle che ho? Elmo Namban. Pesa di più. Beh, però è ottimo questo. Più brutto, ma questo è ottimo. Corazza Namban. 104. Per un pochino di peso in più ci può anche stare. Guanti, magari guanti, ecco. Che questi sono 59, mi aumentano di pochissimo il peso. Questi sono 49, ok, ho un sacco di guanti meglio. Questo è meglio, questo è molto meglio. Grazie per il follow, sono 65, sono veramente a pelo, eh. Sono veramente a pelo. Sì, dai, ce la possiamo mettere. L'armatura Namban non è pesantissima e funzionicchia. Scatola di medicinali. Bella. Carica anima più 4,5. Però più 31 di chimica da quello. No, no, questa. Tutta la vita questa. Questa sta salendo di familiarità e questo va benissimo. Credo sia un buon momento per... Il 19 marzo esce la demo. Not bad. Allora, se si va giù di qua, dove si va? A parte affanculo. Lì c'è un demone. Lì c'è un kappa. Questo mi droppa l'ira di Dio se riesco a ucciderlo. Sì. L'ira di Dio mi droppa. Oddio, non mi ha droppato niente di utilissimo, ma... Eccolo qua. Sono infuocati. La mia spada è infuocata. E tu mi stai a rompere il cazzo con la spada infuocata. Grosso errore. L'ho messa apposta. E qua dove si sale? Peccato che finisce molto in fretta. Ok, oh ciao! Sì, lo so che vuoi qualcosa. Non ti preoccupare. Tonfa dell'osso bianco, da Shirai... Kusarigama Aguro, va. Dai che magari mi droppa qualcosa di ottimo. Doppia Uchigatana, è un frutto della pianta lanterna, che schifo non fa mai. Oh, e tu? Cioè, senti te, ragazzi, cioè, capita a me di morire così, è giusto a un certo punto che capiti pure a loro? Mi sembra il minimo, no? Cioè, ogni tanto, occhio per occhio, dente per dente, caduta per caduta, va a far culo a tutti quanti. Che cazzo, mica posso sempre essere io lo stronzo che va giù nei burroni. No, guarda chi c'è, un altro di sti simpatici amici. Buona morte. Allora, di qua... Chi mi ha visto? Chi mi ha visto e perché? Ma sono tornato dove stavo prima, ragazzi? O sto effettivamente avanzando? No, lì c'è un oggetto, quindi questa è una zona nuova. Eccolo lì. Eccolo lì. Il bastardo che mi ha visto. C'ho la magia? Usala! Boom! Merda, l'ha parato tutto. Oh, è imbufalito! Vabbè, avete rotto il cazzo entrambi. Ma davvero? Ok, l'attacco in corsa è una merda e non andrebbe mai utilizzato. Perché vi lascia scoperti da fare schifo. Allora, io devo andare di qua, verso questa direzione. Se invece di usare l'attacco in corsa, ragazzi, fermatevi prima. Davvero, non conviene.
Qua c'è qualcosa che mi cade in testa. No. Là c'è una serpentessa di merda, a cui ovviamente non posso non fare fronte. Lì c'è un altro di quegli stronzi. Voglio vedere se posso finalmente utilizzare. No, non ho i proiettili. Sono sad. Non ho i proiettili per lo schioppo. E allora rimettiamo l'archibugio Tanegashima. Stai tornando indietro. Perfetto. Grazie ragazzi. Ditemi voi dove andare perché io non. Oh, ok. Questi sono i segni della Kama Itachi. Quindi ho l'impressione di doverli seguire per capire dove andare. Ditemi voi dove andare perché se ci affidiamo al mio senso d'orientamento si sa tutti come si finisce. Non si finisce bene, ovviamente. Ok, di lì c'è chiaramente una scorciatoia da aprire, perché c'è la leva. E mi sa che è l'inizio della mappa. Ho fatto un giro del Cristo per tornare all'inizio della mappa. Incredibile sta cosa, eh. Qua cosa c'è? La sorgente termale, che però non utilizzerò adesso, ma la utilizzerò per il boss. Esattamente, sono di nuovo all'inizio del gioco, cioè della mappa. Vedi te, e quindi vuol dire che il boss è lì di fianco. Va bene, allora direi che è un buon momento per pompare la costituzione e fare tutto quello che devo fare a livello di potenziamenti. Quindi, comprare Elisir. Facciamo un po' di offerte ai Kodama innanzitutto. Che tipo, c'ho un sacco di spade che non me ne faccio un cazzo. Gialle, bianche. Gialle, tutta la roba gialla e bianca, ragazzi, buttatela via che non vi serve una minchia. Così vi regalano gli Elisir e un po' di. E un po' ve li comprate. Ecco, una munizione per lo schioppo. Non posso comprarne extra, purtroppo. Ah, giusto, avevo anche nuove abilità. Quindi, metamorfo. Brutto, feroce. Grazie per il follow. Ok. Ah, giusto, anche le abilità. Ecco, una cosa che non viene mai usata, ragazzi. Se tipo alla fine di una combo con l'impugnatura alta usi l'una. No, questa è per la katana. Alla fine di una combo puoi usare lune gemelle. Se schiacci quadrato, hai la possibilità di potenziarla. Fendente avventato. Questa non ti fa eseguire il ritmo ki ed è pericolosa, ma fa malissimo. Questa fa un bonus danno energia. Il colpo essenziale. Che è R1 più cerchio, va benissimo se fa più danno e non mi recupera il ki. Adesso io ho questo fendente qua. Mi toglie un botto di ki. Invece questa combo qua fa un danno extra legato all'energia che ho. Bisogna assolutamente valutarle queste cose, anche perché ti fanno aggiungere effetti elementali a certe combo. No, ragazzi, non l'ho più sistemato l'audio doppio, ma tanto non è un problema così grave. Cioè, capisco che posso dare fastidio, ma. Allora, entriamo nella sorgente termale e poi andiamo a fare la Kama Itachi, va? Saranno cazzi acidi perché me lo ricordo come un boss alquanto ostico questo. Però noi siamo duri, siamo arrivati fino a qua, morendo un po' di volte, ma non tantissime volte, ce la possiamo farcela. Io credo in. Madonna, quanti ne ha stesi. Sì, tu non sei interessante. Devo andare al boss, non me ne frega un cazzo di te. Ok, Kama Itachi Time. Questo è bastardo, attacca tantissimo, è super veloce, ha degli attacchi molto balordi, però è parabile buona parte della roba che fa. Bisogna parare più che schivare contro questo, perché è troppo veloce ad attaccare. Lascia fare a me. Vieni qua, micio, 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 micio. Micio un cazzo. È grande, è molto grande. Vai, vai. Buona fortuna, grazie al cazzo, muori tutti così. Ecco, questa non era da parare, ragazzi, questa era da schivare.
Quella invece è da schivare. Mi ha fottuto. Volevo fargli il counter, ma mi ha fottuto prima lui. Ok, mi devo levare dai coglioni molto rapidamente anche. Prende parecchi danni, non è che sia invulnerabile. Io devo rigenerarmi, quindi devo stare lontano finché non ho una buona rigenerazione adesso. Madonna. Sta arrivando. Ok. Merda, mi ha preso. Ok, curiamoci, ma ero scappato. No, ho sbagliato. Ho sprecato il mio mana. Vediamo se si può paralizzare. Secondo me no. Merda. Non attiva neanche la paralisi? Sì che l'attiva. Deve arrivare qua però. Però non sta fermo abbastanza. Grazie per il follow. È pericoloso, eh. Merda. Merda, merda. Ok. Ho mancato. Se gli stai dietro attacca molto di meno. Chi mi sta parlando? Mi ha preso. Mi ha preso. Se non altro non toglie tantissimo. Ecco, ora sono cazzi. Non ce l'ho fatta a bloccarlo. Male. Molto male. Ah, mi stava parlando. Ce l'ho fatta. L'ho preso. Ma ha preso pure lui però. Sto sotto. Sto sotto. Sto sopra. L'ho preso. Mi ha preso pure lui. Ok. Tornado. Fuoco. Preso. Vai a fuoco, brutto stronzo. No. Sottoterra. Devo prenderlo però. Mancato. Brutta mossa. Brutta mossa. Curati. Non ho il mana. Sono un coglione. Ah! Ah! Il chi? Il chi? Il cazzo! Ok. Che cazzo sta facendo? Ma c'hai i cloni come Naruto! Oh! 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 Ma che cazzo sei? Ehi! Ehi! Parala! Non ho parato! Leviamoci le palle. È difficile. È molto difficile. Non ho ancora il mana, continuo a voler fare la counter senza avere il mana, sono un coglione. Tra l'altro mi sto perdendo anche... Ma perché fai i cazzo di cloni come se fossi un ninja della foglia, puttaniere? Sto morendo. Sto per morire. Sì, però anche meno, Kamaitachi. Sono nei cazzi. Non ho già più le cure. Proviamo con qualche... No! Wow! Era il suo clone! Pensavo di averla schivata. Invece non ho schivato un cazzo di niente. Però ho la medicina erboristica. Esatto. Ecco. Questa la dovevo usare prima. Sì, ma quanto sei stronzo! Adesso ce l'ho! E t'ho preso. No! Molto male. Bombe. Morto! Primo tentativo. Sprecando tutto quello che avevo. Ah. Cazzo!
Cazzo. Che faticata, ragazzi. Porca vacca. Ai. First try. Mamma mia. Stai ancora cercando di addestrarlo? Oh, ha funzionato. Che l'avrò mai detto? Wow! Lo voglio anch'io quello come pet. È diventato pure bianco. È puccioso quasi adesso. Scodinzola con una spada gigante. Che cazzo stai a dire? Come si fa a tradurre il linguaggio di ok? Ah, ok. Oddio, i kappa e i tanuki. Cioè, sono questi quelli che devono costruire il castello? Questa è la vittoria nello stile di Tokichiro. Nessun cadavere. Non è proprio così che funzionava all'epoca. Toyotomi ne ha fatti e come di cadaveri. Aveva fatto una montagna con i nasi dei coreani durante, dopo la guerra in Corea, quando era vecchio. Ed era quasi impazzito, tipo. Minchia, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Schioppo, che ho già trovato in realtà. Ok, il nucleo d'anima Kamaitachi sembra molto potente, ma ho l'impressione di non poterlo. Oddio, in realtà posso metterlo al posto del Waira. Non al posto del Enki, però. Beh, mi dà dei bonus abbastanza massicci, ragazzi. Ok, ho vento creme. Le vie. Scusatemi. Le vie del guerriero, e ho sbloccato alcune abilità metamorfo. Allora, c'è un grido sanguinario che mi sa di missione secondaria difficile. E questa è peggio. Questa è la, forse la più facile. Caccia la yokai di Sunomata. Non, ok. Però le vie del guerriero. Poi c'è la fortezza vuota. 4 stelle. Questa mi sa di difficile il Cristo. Va bene. Allora, conviene fare cose innanzitutto. Non posso livellare, non ho abbastanza cose. Però nel dojo ho le vie del guerriero. Fatele, ragazzi. Perché questa non mi serve? Ah, perché non ho la padronanza del ninjutsu richiesta. Ok. Come faccio ad avercela? Vabbè, comunque quella del guerriero fatela assolutamente, perché oltre a darvi varie cose, oltre a darvi un'altra ciocca samurai, vi dà nuove abilità normalmente impossibili. No, non sono infettato, ragazzi. Ho solo avuto un momento di tossina. Questa fatela veramente, perché non è facile, però. Avete una spada di legno. E lui mi sembra bello incaponito. Cioè, lui non è un guerriero tipo gli sfigati che trovate in giro nelle missioni. Però è un umano e come tale è vulnerabile alla distruzione ki. Specialmente se li usate contro un Anodachi. Devo recuperare il mio di ki però adesso. Mancato. Merda, che schivata che mi ha fatto. Oh, sono quasi morto. Che ti stai a divertire.
Merda, troppo veloce. Lo so che sarei morto in battaglia. Mi ha fatto il culo, sì. Ma adesso cerchiamo di recuperare, ragazzi. Se ne cominciamo così, però non va bene. La mia rigenerazione del Ki è pericolosamente lenta. Continuo a non usare... Merda. E la madonna. Non può andare in stun lock, quindi non bisogna attaccarlo costantemente. Bisogna o schivare tutti i suoi colpi e contrattaccare, o dargli colpetti sereni. Se non muori. Merda. Merda, ma è velocissimo. Velocissimo e fa anche dei mossoni. Mi ha fottuto. Porca vacca, non è facile. Ci ero andato più vicino al primo tentativo. Con quell'arma di merda lì, ce la si può fare. Ma forse le mosse veloci sono quelle che devo utilizzare. Quanto cazzo è veloce quando fa quella mossa lì. Oh, che ha fatto? Ah, ma si potenzia anche, sto stronzo. Sì, si potenzia anche. Bravo. No! Sei proprio un vecchio stronzo, eh. La mossa è fighissima e vorrei capire come la si impara. Lui si sta divertendo. Bravo. Anch'io ce l'ho questo. Opa. Oh, oh, mancato. Oh, cos'è sta armor? Cos'è sta armor? Cazzo d'un cazzo. Boom. Mi si è attivata l'armor tutta un tratto, te. Madonna mia. Madonna, inizia con le schivate da morto. Familiarità raggiunta per l'odace di legno. Grazie al cazzo. Sì. Morto. Non puoi sbagliare. Sì, è molto sbilanciato, Kimi. Il gioco è molto sbilanciato, sia a livello di difficoltà che a livello di abilità è molto sbilanciato. Però è un po' questo il suo bello, nel senso che il paradosso è che... Oh, ma perché? Vabbè, dai, vabbè, dai. Mi ha fatto tutta quella combo di merda in faccia e mi ha distrutto il Ki e il culo. E non posso neanche usare i trucchi yokai qua, perché ovviamente non ho lo spirito. Ok, bisogna giocare molto difensivo. E non serve comunque un cazzo, perché il colpo della Nodachi alta è troppo lento. Quella cosa lì è allucinante. Ok. Anch'io ce l'ho questo.
Merda, mi era fatta. No, dai. È risalito e ha fatto il colpo ad area. Porca vacca, che stronzo pericoloso. È fattibile, ragazzi. Ci sono andato vicino almeno due volte, ma questo non vuol dire che sia una cazzata farlo. Poi ogni tanto si scopre, ogni tanto invece... Poi quando si buffa è un casino, madonna. No. Quella roba lì ad area poi è anche abbastanza infame. Fai i tuoi attacchi. No! E ti lascia senza ki quando fa quella roba lì. Guardate quanto... Ho fatto una cazzata, ero pieno di punti vita e ora non ne ho più. Ho fatto una sola cazzata. Tu te stai a divertire, io non mi diverto per un ca... Quando fa queste mosse ha l'armor e non puoi contrattaccarlo. Ah, Dio santo. Ma io non ce l'ho un counter con la Nodaci? Tipo una parata all'ultimo momento. No, non ho quelle mosse lì. Forse sì. Voglio provare. No, mi fa il culo ancora una volta. Mi ha schivato l'attacco e ha contrattaccato. Madonna. La katana del vecchio è di legno, però è il vecchio più forte del mondo. Puttana troia. Senza usare le abilità è molto più difficile questo gioco. Bravo. Bam bam. Boom bam. Bim. Ecco, quando schiva vi dovete subito levare dai coglioni, perché quando schiva è peggio di voi. Bravo, ti ho scoperto di brutto sul giro. Madonna, quando fai colpi caricati. Non puoi fermare, questa mossa non la puoi fermare. Ah! Non ho cure, Mad Basic. Puoi fare questa battaglia solo con la katana di legno e solo con le mosse base. Non puoi usare nulla di... Non puoi usare nessuna facilitazione. Devi solo menarli. E devi essere più bravo di lui a menarli. Solo che lui è molto bravo. E se ti becca con una qualunque combo delle sue, sei fottuto. Infatti l'ideale è fottergli il ki, se ce la fate. Però è più facile a dirsi che a farsi. Ci ho provato qua. Me l'ha fottuto lui. Ok, ce l'ho fatta. E ovviamente quando si indebolisce diventa più aggressivo e pericoloso. Dice, era tempo che non mi divertivo così in battaglia, e inizia a fare le mosse con l'armor che non potete fermare. Merda, mi ha preso. Ce l'ho fatta. Che cazzo di fatica. Meno male che hai ancora molto da imparare. Chissà se eri al massimo. Porca vacca. Pregi hai tre cure? Ah sì?
Kingdom Games. Avevo le cure. Davvero? Davvero avevo. Davvero avevo le cure? Ma porca troia. Mi ha anche dato un libro della reincarnazione, tra le altre cose. Cioè, uno di quei libri per respeccare. Avevo le cure? Interesting. Dovrebbe avermi sbloccato qualcosa. Intanto ho una skill con l'audaci. Allora. Questa è ottima, ma va bene. Ecco, questa è L1 più quadrato. Ed è un counter, letteralmente. Guardate. Questo è un counter con l'anodaci. Questo invece è... Ah, non male. Però credo che di preferire il counter. Dovrei anche avere dei punti prestigio, esatto. Quindi ci potenziamo l'anima, assolutamente. La carica dell'anima. E la resistenza ai regni, assolutamente. Vediamo a livello di equipaggiamento se ho qualcosa di buono. Nulla che mi interessi. Allora, c'è una lama transitoria di livello più alto della mia, anche se è gialla, che è meglio. E poi ho la mia lama ragno cremisi, che è sempre molto forte, contro una Audaci Kobizen di familiarità massima e una Audaci Tsukesada di familiarità massima. Schinieri Namban 57, molto meglio dei miei, meno danno elementale, sono viola e potenza ninjutsu extra, sì, mi piace. Cinta Namban, Akama del maestro spadaccino. Ma perché mi serve l'abilità per essere maestro spadaccino, puttana maiala? Perché aveva anche un set con delle bellissime robe, recupero ki extra, recupero ritmo ki, aumenta attacco e difesa, però serve l'abilità per avere sta cazzo di armatura. È un peccato perché è anche figa. A camera del traghettatore non me ne faccio una mazza. Guanti Nanban, meglio dei miei, assolutamente sì, anche più difesa in più. Potenziano la magia o bonus danno, no armatura B+, però. No, tengo i miei. E queste? Che cazzo di roba? Oh. Devo iniziare a vendere roba. Corazza Namban. Sto sempre sotto comunque. Danno subito meno 7 però. Questa 104 contro 110 e meno danno subito di critico. Meno danno elementale. Credo che mi metterò questa, va. Inizio ad avere troppo peso, ma anche a essere... Ho tutto Namban. Ho un set completo di, uno specifico tipo di armatura. Che non è male come cosa. Devo anche comprare degli Elisir. Fatemi andare dal fabbro, va. No. Allora, le altre non le posso fare. Ah, lei non vende gli Elisir. Devo comprarli per forza dai Kodamini. Vabbè. Scomporre. C'è un po' di roba da scomporre qua, ragazzi. Altro che no. Le spade di legno mi piacciono e me le tengo. La Togagemaru la tengo. Cicatana Sengunium non mi frega un cazzo. Lama transitoria, vabbè, quelle le posso anche tenere. Qua c'è un sacco di roba che non mi serve un cazzo, tipo le lance, tipo le Jumonji Yari del guerriero, tipo queste asce qua. La trapassa monete è parte di un set, quindi la tengo. Kusarigama Aguro non mi serve a niente. La lama per corde marce, questa Audaci di Tsukesada è quella di livello più basso. E poi dovrei droppare qualche armatura, tipo i copricapi in bianco e gialli, che ne ho 200.000, non mi servono un cazzo. Tutta la roba gialla e bianca non serve una minchia. C'ho anche un sacco di duplicati, come vedete. 48 robe del maestro arciere. La scodella Kodama, l'elmo dell'oca nera, vaffanculo. Maschera del vecchio saggio la tengo per una questione estetica. L'elmo del cinghiale selvatico. No, aspetta, questo è meglio di questo. Elmo e Boshi. Ma dove l'ho droppata sta roba? Proprio dall'altro mondo. Vabbè, questa è tutta roba che non uso. Ho 48 veste del traghettatore. Dell'arciere a cavallo ne ho pure di più.
Ho la Namban che non uso, che posso buttare via. Quella dei Soai è un altro set, ma sti cazzi. Però la posso tenere, perché c'è l'istruttore di Yokai. Quanta roba. Inutile. Sì, la gestione dell'inventario è importante, come vedete, ragazzi, se no diventa veramente una roba che non ne uscite più. Troppa, troppa roba droppa nel gioco, perché comunque, come vi dicevo, è molto più Diablo che Dark Souls questo gioco, quindi avete veramente... trovate veramente un quantitativo di cose. Guardate quanti bianchi ho droppato. Quanta roba inutile. Anche i blu, eh. Tantissima roba inutile. Se non gestite l'inventario vi esplode la faccia proprio. Ho 30.000. Infatti mi sembrava che non di poter salire di abilità. Tra l'altro, forza. No, aumento la costituzione, aumento la forza. O il coraggio. No, aumentiamo la forza ancora una volta. Che più potenza è, meglio è. Volevo utilizzare un po' di ciocche che le ho prese. Ce le ho. Ce le hai, usale. Dove sono gli oggetti? Qua. Ciocca del samurai, guardate quanta roba. Ciocca del mago omnio. Ciocca del ninja. E ciocca del samurai. Questi sono due. Il libro della reincarnazione, poi se mai vorrò respeccare, me ne ha regalato uno e quindi va benissimo così. Ma dicevo, andate in apprendiabilità. Ho un'abilità del samurai. Le abilità del samurai, come vi dicevo, sono molto forti. Questa è bellissima. E la posso, potenziare un'abilità attiva con un bonus alla fine delle combo che diventa questo qua. Invece richiamo del cuculo. Ah, questa qua posso dargli il bonus. Ok, questa qua ce l'avevo in realtà. Colpo essenziale. Ah, ma perché cambia di impugnatura in impugnatura. Hai capito? Questa non era male. L'impugnatura bassa non c'ha quasi niente. La lama della tigre gli metto col bonus danno energetico. Poi dicevo, ninjutsu. Gli shuriken sono comodi, però mi piacerebbe avere le pallotte che paralizzano, che sono molto molto utili. Pillole sette erbe. Queste tolgono la paralisi, sono abbastanza comode. Sfere di fumo, queste sparisci. Bombe a frammentazione sono sempre comode. Shuriken di fuoco sono interessanti. Monete Rankansen. Kunai tempesta. E questi cosa sono? Ninjutsu di 3. 6% di danni nel tempo di veleno e fuoco. Fuoco a terra tossico. Granate accecanti. Pergamene corsa della tigre. Pillole sette erbe. Boh, andiamo a fare. Facciamo qualche shuriken, va. Quello lì ti permetteva di lanciarli più velocemente. Invece la magia omnio. Proiettile del fuoco. Che non mi serve perché non mi interessa lanciare le bombe. Talismani del rinvigorimento. Questi sono comodi perché ti curano. Sono una cura extra. Però mi serve la via dell'omnio adepto e non posso usarlo. Scherma acqua, ti parano dall'acqua. Questi ti potenziano. Non ho i talismani del fulmine. Grazie per l'iscrizione, Nuxil. Possono sempre tornare utili, ragazzi. Avendo aumentato la magia, dovrei anche avere la possibilità al santuario di fare più roba. Tipo, prepara jutsu. Vedete, ninjutsu sono a fiamma, però posso togliermi un talismano del fuoco e mettere un talismano del logoramento, no, non ci sta, della purificazione. Questi fanno danni ki aggiuntivi agli yokai e non mi fanno schifo. Il problema è che poi devo andare negli oggetti. Vabbè, posso metterli qua. Allora,
Ho varie secondarie, di cui la più debole è caccia lo yokai di Tsunomata. Ah, ok. Quindi proviamo a fare questa. Ma alcune secondarie sono terribili, ragazzi, sono super difficili. Però proviamo a farne una, insomma. Il coraggio che serve, Kimi, ti fa rigenerare il ki più velocemente. È il motivo per cui in Nioh 2 il ki si rigenera molto lentamente. Perché se non hai coraggio alto ti si rigenera super lento. Grazie. Quindi, ok. Questo lo meniamo in 2, quindi, mi sembra di capire. Però qualcuno gli ha fottuto l'arma, quindi lui a che cazzo mi serve, obiettivamente. Se non può combattere con l'arma. Oh, c'è un K. È quello che l'ha fermato. Oh, merda. No! Sta scappando! Sta scappando! Non ho calcolato bene le cose che dovevo fare. Però se lo piglio con lo schioppo prima che mi veda... Non è che magari riesco a uccidere... No, non posso. Ho bisogno delle frecce. Allora, il K scappa. No, il K scappa. Quindi io devo uccidere tutto quello che cammina. Ma dove è uscito il Gaki di prima? Da questo albero di merda, va bene. Beh, anche a mani nude vedo che comunque non scherza un cazzo. Beh, oddio, si è fatto appena massacrare il culo. Quindi, usiamo il mio nuovo amuleto. Si è fatto letteralmente disintegrare il culo. Oh, ma ce l'hai il Kusarigama? Lasciate fare l'Aquaman, Aquaman, Aquaman. Quello sembra pericoloso. Lo era effettivamente, però è andato verso altri lidi. Altri meravigliosi lidi di vacanza. Ce l'ho fatta, l'ho inculato. Boh. Però non è morto. Quello è ancora vivo? Sì. Gli scheletri da un po' che non mi vedevo. Mi sta sparando ancora qualcos'altro. Ma che palle, ma che dito in culo. Mamma mia, non c'è niente di più fastidioso degli arcieri in questo gioco. Pam. Sono nella merda a punti vita. E anche a Elisir. Merda. Non c'era la trappola qua? Questi cosi sono molto pericolosi, eh. Ma che cazzo, ma ero imparata. Ho fatto quel che potevo, non bastava. Puttana troia, ma quanto menano questi, oh. Non ce l'ho più l'elmo missile, Cla. Era nella beta. Allora, compriamo robe dai Kodama, perché ho poche cure e sono anche un po' nella merda. E anche proiettili. E proiettili. Poi farò anche qualche offertina. Ok. Eccolo là. Holy shit! Mi ero completamente scordato di avere il colpo del Kamaitachi. Grazie, grazie. Porca troia.
Mettiti la benedizione degli Elisir se non l'hai. L'ho già messa, ragazzi, però la percentuale è bassa perché sono nella seconda regione e ne ho trovati pochi. Allora, no, questi sono molto ostici e se riesco a fargli molto male dalla distanza è meglio. L'ho mancato, puttana Eva. Porca vacca, adesso l'ho preso invece. Questa mossa è terrificante. La roba lì che iniziano a roteare. Toglie tantissimo e non... Opalai. Ho fatto un combone ma non mi è servito molto. È un elisir? No, è una corda di cuoio. Allora, là c'è l'altro stronzo. E lo stendiamo prima. Poi là c'è un altro di quelli grossi. E incominciamo adesso. Pam. Preso. E come se l'ho preso. No! Ho rischiato grossissimo e mi ha dato un nucleo d'anima. Chissà se è forte oppure fa cagare. Lì c'è una scimmia a cui non voglio rompere i coglioni per il momento. Sono già abbastanza yokai qua dentro. Tolgono veramente un quantitativo, fanno veramente un quantitativo di danni allucinanti, ragazzi. Come vi dicevo, il gioco è stato bilanciato come i DLC di Nioh. Quindi danni senza senso. Oh no, non devo andare di qua. Ma no? Dove cazzo devo andare allora? Dove c'è la scimmia incazzata. Fantastico. Quindi fanno danni senza senso e il modo per sopravvivere è non venire toccati. Può sembrare ingiusto, effettivamente lo è, non lo nego. Lo è anche abbastanza di cattiveria. Lì c'è un oggetto. Forse posso anche evitare la scimmia. No, non posso perché... lui ha deciso che voleva picchiarla, va bene. Vediamo come va Aquaman vs Scimmia. Boom! È andata bene per noi, direi. Ho anche droppato un elisir. Allora, qua c'è una casetta in Canada. Con uno stronzo che per poco non mi incula. No! Aia! Gran fio della mignotta. No! Dove è andato? Ma da come mai preso da lì? Quella se prendeva mi faceva un bel male, eh. Oh, ho rischiato grosso. Picchialo, Aquaman, picchialo. Boom! Ti ho inculato. Mi sto trovando molto meglio col counter. Ok, è morto. Va bene. Mi sto trovando molto meglio col counter... abbiamo sbloccato la chiusa. Che però mi serve soltanto ad andare qua giù e aprire questo. Vediamo come stiamo messi con la benedizione Kodama, va? Ok, questo va purificato. Cosa fa? Ah, ma evoca solo dei cazzo di arcieri. Vabbè, non mi piace. Fa abbastanza schifo. No, cambia spirito guardiano, no, prepara giuzzo, no. Mi sono rifornito di elisir. Però devo comprarne ancora. Peccato che non si possano comprarne extra. Perché non puoi comprarne al di fuori di quelli che puoi equipaggiare nel Bazar Kodama.
Dovrò ricominciare a fare offerte ai Kodama, perché sto iniziando a scarseggiare con le... Ma si va da qualche parte? Sì. Cioè, in realtà si può colpire lui senza che... Chi è peraltro? Ma se viene giù? Non credo che di aver fatto una cosa utile, mi sa che era uno stronzo che potevo tranquillamente lasciare lì. Ok, e adesso? No, adesso no! Ma quanta gente sta uscendo? Siete un po' tanti, meno male che ho Aquaman con me, sennò erano cazzi. È uscito qualcosa di molto grosso, l'ho sentita così io, l'ho avuta così questa percezione. Dove sei, Aquaman? Tu ti becchi il Kamaitachi nella faci. Merda che mina che mi ha dato questo stronzo. Aia. Muori. Continua ad apparire roba, Quello... lo levo alla vecchia maniera. No, ho fatto quello che potevo. Un cazzo, Aquaman, vieni qua. Non c'è da scherzarci su sta roba. No, mi ha preso malissimo. Aiuto, Aquaman. Bisogno di aiuto. No, sto sbagliando. Non era quello che volevo fare. Non ho le cure. Adesso ho le cure. Porca puttana. Oh, è uscito. Ce l'ho anch'io questo. Top. Aspetta un attimo. Boom! Che cazzo, ce l'ho. Usiamola. Boom! Questa è una gran cazzo di esecuzione. Mamma mia. Chi arriva adesso? Un altro di sti stronzi che basta e avanza. Oh no, con la serpentessa. Sono morto? Non è un po' troppo? Non è un po' overkill come cosa? Non ti sembra? Infatti Aquaman è morto male. Madonna mia! Aquaman! Ecco, picchiali tu e io scappo. Ora che sono tutti ammucchiati, questo è un ottimo momento per lanciargli le bombe. E ammazzare almeno questo stronzo qua. Che mi ridà anche dei belli risili. Va bene, Aquaman, ora è il momento della... Aia. Bombe! Presa. Io vado dietro. Tu valle davanti. Merda sta colpo. No, non posso colpirla mentre gli fa la presa. L'ha pure avvelenato. Nei cazzi, Aquaman. Che non è mai abbastanza, Aquaman. Adesso ti riporto in vita così la uccidi tu. Questa cosa è un po' sgrava che lo puoi riportare in vita comunque. Ecco. Ho paura che non siano finiti. Non sono finiti. C'è un Tengu. Puttana troia, ma come cazzo la fai questa di missione? Vabbè. Quello pure? Senza Aquaman è impossibile questa. Tu devi morire. Porca puttana. Chi ha ucciso Aquaman? Credo nessuno di utile, purtroppo. Dammi un Elisir, per favore. Ho preso proprio malissimo. Sto per morire. Devo scappare e devo riportarlo in vita subito. Sennò qua è la fine. Vai Aqua! I believe in you. Merda!
va mica bene. Credo sia l'ultimo il Tengu, ma io sto messo troppo male. No, l'ha ucciso. Devo farlo uccidere da Aquaman perché io non posso fare cazzate. Però ha preso fuoco, se non altro, tutto questo. Torna giù, fatti menare. Dai che Aquaman ce la fa. Oddio. Aiuto. Se mi tocca sono morto. È morto lui. Non c'è altro, vero? Sono morti tutti. Sono morti tutti. Io non ho più cure, non ho più un cazzo. No, ho un elisir. Madonna santa, oh! Le missioni ad Horda, se non ci fosse l'aiutante qua saresti fottuto completamente. No, Dio santissimo però. Mi state a pigliare per il culo. Basta. Vai acqua. Non posso fa niente. Merda. Cos'è uscito? Ma addirittura un wire. Ma come la fai sta missione? Parato. Un elisir, molto bene. Quello si è incastrato. Si è incastrato? Va bene. Ok. Proviamo con questa. Si è incastrato perché c'è lì Aquaman davanti. Fa riderissimo sta cosa. Chissà se riesco a colpirlo. No! Perché sputa. Oddio, forse... No. No. Ah, sono vivo. Per miracolo. Sta andando da me. Mi ha preso. Aquaman picchialo. Picchialo meglio di così. Sta morendo un'altra volta. È morto un'altra volta. Ma se lo sta mangiando? Sì, se l'è proprio mangiato. Però è ancora vivo, miracolosamente. Sono bloccato? Merda. Oh, non so come l'ha ucciso. È finita, vero? Ho trovato anche un altro nucleo d'anima di Waria. Che Aquaman ha fatto il culo a tutto. Due elisir. Eccolo qua. Oi 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 oi. Non ci fosse stato Aquaman, questa sarebbe stata una missione completamente impossibile, ragazzi. Completamente impossibile. Almeno per il personaggio che ho adesso. Magari con una build più rotta si riesce anche a fare, ma porca troia, cioè, quelle sono le peggiori, sono le più difficili di tutte le missioni Horda. Sono una roba allucinante perché ti continuano ad arrivare nemici, sono un botto, continua ad arrivare gente e ti rompono il culo. Meno male che c'è Aquaman, ti ha dato anche la danza dei K, un Kusarigama personalizzato. Ecco, questo nucleo d'anima wire è forse meglio del mio. Danno in mischia regno score, resistenza, bello. Bello assorbimento vita. È meglio di quello del Kamaitachi, mi sa. Sì, mi dà anche delle statistiche in più. Molto bene. Bello, spettacolare quello del Kamaitachi, ma non vale la pena. Vediamo se ho droppato dell'equipaggiamento decente, perché ho droppato un sacco di cose. Elmo del condottiero. Figo, ma non posso usare i bonus, non mi serve niente. Corazza Namban. No, è meglio la mia. Guanti del condottiero, troppo pesanti, non ho i bonus. Niente di utile, ragazzi. Forse armi? No,
La mia lama ragno è ancora la roba migliore che ho, tra l'altro con un attacco completamente senza senso. Lama transitoria, Bizeno Zafune, no, tutto inutile. Abaco, scatola di medicinali, forbici giapponesi, nulla di nuovo e o interessante. Però ho dei nuovi. Ho del nuovo prestigio. Questi usateli, ragazzi, quando potete, perché è veramente figo. Cioè, un potenziamento passivo che non vi costa un cazzo e va fatto. Allora, ninjutsu, extra, perché ho usato un sacco di esplosivi. I triboli, i shuriken avvelenati, i kunai. Io vorrei le bombe. No, l'ho già fatte le bombe paralizzanti. Bombe a frammentazione, kunai. Proiettile esplosivo. Mi piacciono, ma mi serve la via dell'Omnio Adepto per quella roba lì. Beh, ci mancano due secondarie che mi farò per i cavoli miei, ragazzi, e poi la primaria. Adesso devo mettermi a fare del lavoro, in realtà. Ho della roba da scrivere. Ma vi ringrazio per avermi seguito così numerosi anche oggi, ragazzi. Stasera. Non so se portare ancora Nio o qualcos'altro, vi dico la verità. Ci devo pensare. Alle 8 facciamo un live ancora una volta, perché adesso è periodo di live. Non so che cosa portare. Ho sentito la demo di Resident Evil 3, sì, ragazzi, assolutamente sì. Vediamo stasera cosa porterò, se portare ancora Nio o qualcosa di diverso. Però vi si vuole bene come sempre. Vi ringrazio per essere stati con me così numerosi e ci vediamo stasera alle 8 con qualcos'altro. Ciao ciao!